come sono determinati anche in termini economici. Chi ha lavorato con forestale sa quello che dipende da tutti gli anni famosi dal punto di vista, perché è vero che tutti, se ognuno di noi deve elencare quali sono i benefici indiretti di incendio e quindi quelli che sono i risultati della lotta attiva ma anche della prevenzione, tutto quello che sono le tecniche anche innovative che si mettono in campo, l'aspetto di rendere consapevole non soltanto il nostro settore, non soltanto diciamo contatto sul territorio, cioè in tutto questo chiaramente dobbiamo essere capaci di far capire, poi mi ricollego per Lorenzo, non posso farne a meno, quanto è importante il fatto è tutto quanto collegato. Le famose risorse sono scarse, sicuramente noi possiamo lavorare tutti per ottimizzare le risorse che sono a disposizione, cioè tra le forze che sono in campo, le associazioni di volontariato chiaramente sono quelle che possono rinnovare, diciamo, le forze, no? Chiaramente, questo chiaramente non possono essere lasciate solo le associazioni, devono essere aiutate in questo lavoro di ovunque sul territorio, ma deve essere continuato per le associazioni. Per quelle che sono invece le altre, dobbiamo considerare che non si può tirare la corda all'infinito, cioè siamo tutti quanti, sappiamo che siamo fermi. Vedo anche nei vigili del fuoco e nei vigili forestali, credo che ci sia stato negli ultimi anni una grande possibilità, ma in questo ambito abbiamo bisogno anche di una rinnovazione, di persone giovani che entrino a lavorare. Rimane a coprire il territorio regionale circa un'associazione che non è volontariato, che è un po' un istituto, che ha una storia di oltre 40 anni, coprire un coordinamento più simile, più ampio. Alla informatica, qui vengono diciamo intrapresi tutti i corsi che riguardano la sala operativa, gli aggiornamenti di sala operativa, quindi tutti gli operatori di sala operativa confinata permanente e i vari COT provinciali, centri operativi provinciali, passano. Il pagamento si compone sia dell'utilizzo del software, che è quello che vedete ora, noi diamo degli scenari e come nostro appoggio chiaramente loro trovano reale consultazione nel quale noi possiamo proprio osservare quello che sta succedendo in questo momento in Toscana. In questo momento in Toscana è una voce diretta praticamente. Sì, questa è proprio la sala operativa di Basolta, la sala regionale. Okay. Questo è quello che avete visto forse giù alle di superficie. Non si è visto comunque. Non c'è niente oggi, ma è un caso. In genere uno scarico, perché nei tre mesi 100 e più interventi ore. Che cosa, come mai? Del periodo invernale. È chiaro che la situazione anche della stagionalità è chiaro che poi predispone quella è la vegetazione che troviamo nel bosco. Chiaramente poi tutto questo deriva da situazioni che possono essere di ripuliture che fanno gli agricoltori. Diciamo si riesce a concludere anche da solo. No. Risultati tanto lavoro già stato fatto, ma non basta mai. C'era un rischio, però diciamo è la macchina degli utenti abbastanza bene. In questo istante abbiamo due ricordi. C'è la possibilità che si verifichi in un certo giornata in cui non può intervenire l'elicottero, allora chiaramente sono zone verde. Le squadre arrivano con difficoltà e quindi si sviluppano 213 incendi nel trimestre a una superficie superiore a 130 ettari, che è il mio questa classifica ne basta uno. Sì, certamente. Poi noi siamo la delegazione. Perché siamo a Marco Della? Sì, perché è spagnolo. Cioè noi con la collaborazione che abbiamo avuto con gli spagnoli, ci ha avuto l'arco di genere, ma perché non si proietta un'immagine con l'immagine nelle 3D? E infatti è venuto. E questa cosa ci permette? Questo è uno strumento molto semplice, basato su il perché l'incendio si muove in quel modo lì, cioè quindi la dinamica proprio della fiamma. Quindi non si va a ha fatto vedere a chi l'ha provato, ma anche a quelli del posto, che se cambiavano delle circostanze, ha riscontrato fortunatamente che, essendo nato, qui si sta parlando di calci, a calci, il 90% degli incendi hanno uno sviluppo che viene definito topografico, dove è più maggiore l'influenza della pendenza rispetto a altri fattori.
Se in quel giorno che parte l'incendio tira il vecchio strumento, glielo fai vedere. In più, questo è uno strumento di sul campo, ma io volendo con piccoli strumenti ci metto la gippettina e qui il direttore operativo fa aspetta, fa vedere che sarebbe per niente. La freccia gialla è partita da questo punto qui e si dice perché, come si è allargata la fiamma, cioè non si va più a interagire a com'è l'incendio, grande fiamma, come la fiamma si è mossa in questo modo. Quindi è un approccio diverso rispetto alla criticità. Ma dall'inizio, dopo un quarto d'ora, ha avuto questo sviluppo. Perché? Quindi l'operatore è forzato a capire perché. E quei 3 su 3 si basa perché la fiamma non è andata a destra. Meno male il combustibile era uguale. È perché lo fanno. Una pendenza che va qua. No, perché bene o male gira lungo tutte le linee. Quindi non c'è pendenza. Allora come azione, okay, a vincolare la strategia. Esempio, devo proteggere questo. Qui ci metteranno, quindi qui per competenza dei vigili del fuoco, la struttura antincendio cambia qualcosa. No, qui come si vede cambia la pendenza. Cambia la pendenza. Qui qua in su, quindi il vento non ce l'ha, però c'ho l'esposizione. Appena la fiamma tocca il fondo valle, cambiano i discorsi. Così almeno. Poi lo rifosso questa tecnica è questa. Ah, perché tira qua, okay. Capito. Va bene? L'evoluzione dell'incendio. Ok, dipende quindi. Però è vero, non è sbagliato, è giusto. Se l'elicottero, perché esatto. A quel punto oppure non puoi più fare la mano, perché l'incendio è fuori controllo. L'incendio prosegue nella corsa che abbiamo fatto a scendere alla pendenza. Che a livello della lotta agli incendi boschivi è fondamentale perché ci dà l'idea di come potrebbe. La cartografia nasce da un'esigenza di capire come sfruttare il territorio, cosa può dare anche già le proposte di lavoro, noi si potevano utilizzare le CTR, cioè le carte tecniche regionali, l'IGM, però erano carte che si prestavano fino a un certo punto, carta tematica che potesse essere utile. E quindi sono nate le carte operative antincendi boschivi. Fondamentale la nostra IGM è qualcosa del genere, e addirittura lì abbiamo quella portoghese, qui abbiamo quella catalana, la nostra carta della regione toscana. Siamo partiti con un progetto pilota, quindi pure su una carta 1:25,000 e col progetto iniziale che era della provincia di come forma e, che è suddivisa in 143 carte per la regione toscana, poi che di Siena. In successione poi sono state fatte la provincia di Massa e di nuovo il Africa, dove sono rappresentate le principali formazioni boscose per quanto riguarda il tipo di formazione che sono colori ci permettono di capire che tipo di evoluzione potrebbe avere. Inoltre la carta con le risorse che sono indicate in carta e tramite la leggenda possiamo capire l'intensità del vento, quindi come muoversi con l'incendio di una certa entità. L'alfabeto, il campo, esatto, la zona dei vari comuni che possono essere interessati. E la carta regionale con un'informazione unificata, perché molte ad esempio non hanno potuto fare un certo tipo di descrizione così particolareggiata. Infatti il lavoro finale... Queste sono già computerizzate? Queste sono già... Infatti questa l'abbiamo tutte raggruppate come arcipelago toscano, perché abbiamo una parte, la maggior parte, avete visto sulla carta, sono state poi trasposte in forma... Esattamente, e quindi l'aiuto della sala operativa sa di aprire la carta che ce l'ha a disposizione, eventualmente può vedere... Ma vi fate usare anche dal satellite o qualcosa? Questo è semplicemente Google Earth, ha un orientamento sulla traiettoria del satellite. L'Italia messa per questo modo non avrebbe fare un'informazione magari corretta, perché sono state tutte valutate, un'informazione... Aula.
una stanza dove ci sono materiali tecnici, non si parla di commercio, economia, ma soltanto si fa vedere le varie attrezzature, i vari strumentatori, quello che le ditte ci hanno fornito. Abbiamo questa collaborazione con le ditte per cercare di andare sempre avanti. E per le ditte è un po' un mettersi in gioco, perché come ho detto qua sono molti operatori e noi di ogni strumento già vediamo la nostra opinione tecnica, il parere tecnico, e parliamo quindi dei vari dispositivi di produzione individuale. Tutti gli operatori devono... Quindi mostriamo i vari dispositivi, che si parte da quelli obbligatori, che sono il... e la maschera, sempre contro il fumo. Sono maschere a filtro di gamma di DDP, perché non c'è una... quindi abbiamo lampade, DDP completi, prima classe, seconda classe. Dominato tutti quanti i DP sono in terza categoria, ovvero sia che devono proteggere da rischi di morte, perché fanno l'incendio che sono sopra una maglietta normale. E questa è la differenza, stesso tempo di esposizione al fuoco, questa si è sciolta, questa invece si è... E quindi sono tutti quanti materiale che si chiama auto-estinguente, non ignifugo, perché questa è una maglietta questa è un indumento antincendio possibile, quindi si allontana la fonte di calore dal tessuto, questa si auto-estingue, quindi si spegne invernali, perché come sicuramente già stato detto ci sono anche incendi invernali, quindi ogni indumento che un operatore indossa deve essere anche venduti al di fuori del vostro percorso, cioè vengono messi anche in vendita. Questi noi ci riferiamo a delle ditte che sono anche internazionali e cerchiamo di portarle nel nostro territorio. E come detto, le testiamo per vedere dei DP da vigile del fuoco, che sembrano magari più pesanti, più classici. Questi sono leggeri, più... però anche più resistenti. Più resistenti dipende, noi diciamo sempre che non è bene che un operatore sia completamente isolato dal pericolo. È importante. Ah, è proprio essere luogo di incontro, di confronto. Quindi abbiamo fatto incontri tecnici con ditte, abbiamo fatto incontri con collaborazioni francesi. Quindi un posto tecnico sulle modalità, con l'università, con quindi tutta una serie. Perché te ti occupi? No, non è stato un caso, il primo del video mi ha mandato. No, ma il primo tu ci devi prendere. Gratuito dalle ditte che li producono, e noi come scambio le testiamo, e in caso richiediamo dei rinforzi o delle modifiche o dei cambiamenti che riteniamo più opportuni per lo spegnimento e la bonifica, le motopompe sia per adatte più al rifornimento che all'estinzione, e quelle motopompe adatte. Altri tipi di corsi che vengono fatti più alla Pineta sono anche i corsi dell'uso in sicurezza della motosega, sempre a maggior supporto di chi si occupa della bonifica e della sorveglianza notturna a lungo il periodo, però come le antincendio boschivo e una motopompa centrifuga. Aspira l'acqua. Questa è la viene applicato il tubo di aspirazione e poi abbiamo la mandata. Due uscite. Sì, due uscite sia per motopompa specifica per l'utilizzo EB, in quanto è progettata per lavorare in maniera continuativa. So, abbiamo una... Ma chi doveva stare? L'Irene che può appoggiarsi sono galleggianti d'emergenza. In caso di amaraggio. A Monteggio. No, a Grazia. Questa qui è la bella da mille. Devo fare due lanci, mandato. Io voglio da. Sono un pirata. Magari la prima Bernardo. Se lo vuoi da qua. A me, dritto. Noi abbiamo quattro figli. Se no devo fare. Io sono un mio piacere. Ma sul liceo noi solitamente lavoriamo. Ho capito. Non è poco. Non meno di più. È abbastanza. Allora, questo qui è vecchiotto. Sì. Però le volte. Previsione, che cose così. Comunque di costruzione. Questa macchina qui è proprio il B3, primo modello, poi diciamo ci sono le evoluzioni, questo è un 2B, poi è uscito il 2B1, con tre... fondamentalmente poi, questo. Sì, sì, cambia. Cambia pure. Ha delle prestazioni migliori. Una cosa importantissima.
scalda anche il fuoco, figurati. Ah, perché non è stata fatta? Oggi non ce n'è un 30 gradi, non è una staccata adeguata. Okay. Cioè, intorno a tutto il centro bruciato. Ma hai visto la situazione allora qua? Thank you.
centro per un lancio in pilota. Corpo a regione 14 conferma sgancio in pilota con il BTP. Perché la percentuale rilevante è sotto il percento di un metro di abbruciamento. Il 4,5% se non sbaglio su 0,6 con il numero di relazione, l'organizzazione di come diciamo è pensato, variato, che se non ricordo male interessa ben oltre 4.000 persone. Hanno contribuito, voglio dire, insieme anche altri organismi a far funzionare bene questa macchina. A capire